Il forum sull'energia ha il titolo Come affrontarlo, quindi è un evento molto concreto e mirato a proporre soluzioni ai target del caro energia, ai target che sono le imprese che stanno soffrendo l'aumento del costo delle bollette delle materie prime, gli enti locali che anche loro pagano bollette aumentate e che rischiano di scaricare questo aumento con minori servizi per la cittadinanza o tasse maggiori. Abbiamo i condomini che possono essere un nodo centrale di sviluppo delle rinnovabili perché ci sono delle soluzioni introdotte recentemente dalla direttiva europea sulle comunità energetiche e sull'autoconsumo, e poi i consumatori, non per ultimo, che sono quelli che pagano il costo maggiore in termini di aumento delle bollette, ma indirettamente anche con un aumento del prezzo di tutti i prodotti e servizi di cui hanno bisogno. Pensiamo che comunque dobbiamo dare una mano, ci dobbiamo impegnare tutti insieme. Nella nostra prossima programmazione sicuramente troveremo degli spazi per aiutare le piccole e medie industrie, ma io penso che vanno aiutati soprattutto i consumatori, perché la bolletta è quella che pesa nella casa e nella tasca di ognuno di noi. Difficoltà enormi. Leggevo stamattina che si sta pensando a un nuovo strumento, circa 8 miliardi che lo Stato metterà a disposizione per il caro bollette, ma non ne usciamo, significa mettere soldi in un pozzo, in un buco nero. Noi dobbiamo trovare le soluzioni a monte, dobbiamo uscire da questo impasse, da questo ricatto che subiamo perché noi prendiamo le energie da altri paesi. Parliamo della Russia, che è la cosa più grave, perché noi riduciamo l'importazione di gas e la Russia raddoppia i prezzi, quindi voglio dire va tutto sempre a loro favore, quindi o usciamo da questo, ripeto, da questo ricatto, oppure subiremo fino a quando non ci sarà un momento di luce che ci consentirà di perlomeno di tornare a una pace per poi poter ragionare sulle soluzioni di vita che ci attanagliano tutti i giorni. Le aziende sono danneggiate due volte, uno per gli aumenti e uno perché non possono ribaltare gli aumenti sui consumatori finali, altrimenti si aprirebbe una crisi, diciamo, doppia. È un ragionamento molto lungo che va fatto, lo dicevo poc'anzi, si dovrebbe risalire dalla scelta dell'Italia di non effettuare gli insediamenti nucleari per l'energia, ad arrivare ad oggi con i falsi ambientalisti che dicono che non dobbiamo sfruttare le risorse proprie. Vorrei capire, queste risorse se vengono da altri paesi fanno lo stesso danno che farebbero qua, quindi non è che vive in casa nostra, noi non facciamo danno, però non sono più ambientalista se lo fa l'Algeria o altri, quindi trovare veramente delle fonti alternative, cercare di essere quanto più autonomi è possibile e non subire ricatti in virtù di una guerra che la Russia sta facendo. Ci siamo lasciati andare per molti anni, oggi doveva essere una guerra a mettere in evidenza queste carenze, non dell'Italia, ecco, fortunatamente, ma abbiamo visto che tutta Europa è interessata a questa cosa. Io ritengo che nei prossimi due anni probabilmente tutti i capannoni in Italia avranno, forse sono un po' ottimista, l'impianto fotovoltaico. Appunto, forse quello che ci vuole è la disponibilità di prestiti per chi non ha liquidità. Siamo molto lontani da quello che dovremmo fare per il raggiungimento degli obiettivi per il 2030 fissati dall'Europa, che stanno peraltro già aumentando, anche questo dirò. Ma per esempio nel primo trimestre del 2022 abbiamo, e non era ancora partito il boom, abbiamo già installato il doppio degli impianti installati nel primo trimestre 2021. Nel 2021 abbiamo installato il doppio di quanto abbiamo installato nel 2020. Ripeto, è ancora troppo poco, perché noi dovremmo installare 10 volte di più all'anno nei prossimi anni, nei prossimi 7-8 anni, dal 2020 al 2030. Siamo i cittadini più attenti, quelli che in qualche modo sono preparati a questo fatto culturalmente ma anche economicamente, che si stanno vedendo che effettivamente è una
è una soluzione in un paese come il nostro, che è ricco di sole ed è ricco di vento. Certo, sono cose che bisogna fare, però, e lo dico da ex professore di storia dell'architettura, in un territorio fragile come il nostro, pieno di centri storici importanti, senza devastare paesaggio e ambiente. Quindi non è che tutti i tetti di tegola possono diventare impianti fotovoltaici, se no a un certo punto non vengono più turisti, se cambiamo troppo la faccia del paese. Però è evidente che ci sono infinite aree dove si può potenziare, e soprattutto bisogna andare in questa direzione, perché è evidente che al combustibile fossile si può ricorrere in situazioni di emergenza, ma alla lunga deve essere eliminato.